oggi una rappresentanza a livello di produttori olivicoli, si gioca ad armi pari, insomma, produttori e produttrici. Allora, intanto partiamo dal vostro punto di vista di questa iniziativa, una vetrina importante, forse tra le più importanti, consolidata. Ecco, che cosa significa esserci? È per noi un motivo di grande vanto, grande onore, ma soprattutto un passaggio fondamentale per testimoniare e qualificare sempre di più il prodotto che veniamo a fare ogni anno. Ecco, dal suo punto di vista, una zona di produzione bellissima, anche con un punto di vista paesaggistico, quanto è importante veicolare il turismo dell'enogastronomia richiamandolo come un prodotto sul territorio per poi spalmare queste visite turistiche su tutto quel territorio? È un passaggio fondamentale, l'opportunità di avere dell'incoming turistico legato al nostro prodotto, quindi è possibile farlo o singolarmente come azienda o anche in rete, dunque avere l'opportunità di portare persone che vengono a visitare il nostro territorio e che al tempo stesso facciano lavorare anche altre aziende territoriali, quindi anche con il business del mare, ovviamente che in realtà durante il periodo estivo è una mela estremamente importante, estremamente ricercata, ma non solo, anche durante il periodo primavera. Vi invito infatti a venire a vedere quel periodo che è veramente una meta molto molto importante. Cosa vuol dire oggi fare dell'olio di qualità? Attenzione, a livello di caratteristiche finali, ma soprattutto a livello di sforzo prima di arrivare al prodotto finito. Più che quello, fare olio extravergine di alta qualità oggi significa fare un'operazione culturale, ma anche colturale al tempo stesso, quindi noi abbiamo l'opportunità di trarre le nostre radici da un passato millenario e questo ci dà l'opportunità di guardare avanti con molta fiducia. Però appunto, oltre a quelle che sono le fatiche dell'attività agricola in senso stretto, è proprio il pensare al prodotto che si va a fare, cercare di qualificarlo sempre di più per fronteggiare un mercato sempre più variegato. Chiudiamo con un occhio al consumatore, dato che ci teniamo molto. Ecco, com'è questo consumatore di olio d'oliva italiano e che è preparato, si sta informando? Ecco, che sentore ne avete? Sempre di più, sempre di più. C'è un interesse sempre maggiore a venire a conoscere l'azienda, quindi quotidianamente siamo sempre alle prese con il consumatore che vuole venire in azienda per conoscere il nostro prodotto e per vedere da dove nasce il prodotto. E ovviamente anche valutarla dal punto di vista organolettico con le sue qualità e caratteristiche territoriali, perché noi lavoriamo solo esclusivamente con un'unica varietà, che è l'unica di Gaeta, e che ci lega strettamente al passato. Grazie, questo è quello proprio di cui avevamo bisogno e che volevamo ascoltare. Grazie a tutti. Molto bene.